Le donne giapponesi alte spesso hanno complesso di inferiorità, forse perché in Giappone c'è questo, diciamo, concetto o stile di essere kawaii e apprezzato molto, e quindi se una ragazza alta, magra come modella, noi consideriamo questo settore kawaii, diciamo più modella, più bella che kawaii. Una donna bella e una donna kawaii sono due stili completamente diversi, e ragazze alte giapponesi non vogliono essere alte, anche perché per esempio una mia amica alta diceva che nei negozi non trovo i vestiti, il taglio giusto, anche le scarpe, e in più spesso lei è più alta di altri anche uomini, quindi è difficile trovare un fidanzato, un ragazzo più alto di lei. Però in Italia, secondo me, ditemi se è giusto o sbaglio, una donna alta è una cosa bella, fortunata, no? Nei programmi televisivi, per esempio in Italia, i presentatori, un uomo e una donna, molto spesso la donna è più alta dell'uomo. Sì, ovviamente lei porta i tacchi, però comunque come una modella alta. E anche per esempio Fedez e Chiara Ferragni, lei è più alta di Fedez. Ma in Giappone anche i ragazzi preferiscono avere fidanzata più bassa di lui. Anche in Italia è uguale? Fatemi sapere!